Guardate qui chi c'è, altro pacchettino della Vevor. E allora andiamo a vedere, ma chissà cosa ci ha detto, l'avete già letto sul titolo, non diciamo cavolate, mi raccomando. Ma che bello, adesso lo andiamo ad aprire. Olè! Direttamente dal gallo del pulito, il taglierino. Voi non sapete che è il gallo del pulito, ma l'avete già visto in qualche mio video, andate tranquilli, prima o poi faremo una video collaborazione io e lui, e faremo milioni, miliardi di visualizzazioni. Voi non ve lo immaginate neanche che cosa possiamo tirare fuori insieme oltre la panza. Allora, abbiamo libretto di istruzioni, ok? Abbiamo bocchette, una. Ah sì, questa è la parte dietro, faccio bocchetta, una bocchetta sola. E allora abbiamo qui del polistirolo, allora, senti, io lo esco, un attimino. Scusate, magari l'orario non è quello giusto, però mi andava di uscirvelo un attimo. Ok, spugne, ok. Cosa abbiamo qua? Che cosa abbiamo qua? Sì, tutte le volte arriva l'inverno, allora i camperisti si mettono a parlare dei riscaldatori cinesi. E ragazzi, no, io volevo farvi vedere questo prodotto qui della Vevor, che comunque ho visto che già in molti l'hanno fatto vedere. Io vi dico la mia su questo prodotto, che può avere un'utilità in più degli altri. La forma che è, allora, io, come voi sapete, chi mi segue sul canale o chi ha già visto il mio vecchio video, io ho già un riscaldatore sul mio camper, che però è di quelli smontati, diciamo, serbatoio da una parte, ho dovuto montare sotto la dinette, ho fatto il foro, ho fatto uscire marmita, aspirazione, insomma tutto quello che c'era da fare, ok. Questo è un all in one, cosa vuol dire? Che ha tutto al suo interno, ha il riscaldatore, il serbatoio, la pompa del gasolio e tutto il resto, tutta l'elettronica, ok? C'è qua davanti il suo display, che non so se si può fissare da un'altra parte, sinceramente lo scopriremo solo ridendo, no, non è ridendo, vivendo? Non mi ricordo più, vabbè, comunque lo scopriremo. Io adesso non voglio tirare troppo perché ho paura di romperlo. Comunque abbiamo qui sotto il suo telecomandino, ragazzi, che non ha il tasto rosso. Madonna, quell'inverter lì col tasto rosso mi metteva un'ansia. Comunque, telecomandino cambiato, non so, mi piaceva di più il modello vecchio, quello un po' più piccolo, un po' più col suo porta telecomandino, però anche questo non è male. On off, tipo on, ho cominciato, off, ho finito, quando voi dovete spegnerlo, più o meno, e il suo display. Qua all'interno voi avete il suo riscaldatore, cioè il riscaldatore è in questa parte qua. Di fianco avete il suo serbatoio da 10 litri. La questione di questo riscaldatore, che a me piace tanto, qua vedete anche il livello del gasolio, ecco, ci avevo fatto caso, vedete anche il livello del gasolio. Dalla parte inferiore vedete, ecco, questo qui io lo considero un piccolo problema, questa cannetta qui è già a detta di molti, dicono che col tempo tende a perdere, tende a rovinarsi. Allora io vi dico, io sinceramente il riscaldatore sul mio camper ce l'ho con questo tipo di cannetta qui, sono 3 anni, non ho mai avuto problemi. Se volete un qualcosa in più, una cosa migliore, allora vi consiglio una bella cannetta di quelle da carburante, telati, mi sembra che sono quelli neri, ok? Vi lascio un link in descrizione per prendere la cannetta da sostituire. Oltre a questo, ci saranno altre cose che volendo si possono sostituire, ma io adesso vi voglio parlare di questo prodotto specifico nella sua lavorazione, nel senso nella sua composizione. Adesso vado a prendere il mio mega
avvitatore, che anche questo è uno strumento che in camper voi dovete sempre averlo, secondo me, che guardate che figo, ce l'avete dritto o ce l'avete storto, ognuno, capita. Niente, adesso vado ad aprirlo. Ok, arrivate a questo, tac, levato il tappo, andiamo ad aprire. Questa qui è l'interno, vedete il tubo che vi dicevo, quello nero, che dovrebbe essere retato, e questo qui secondo me è migliore di questo qui verde che vedete qua in alto. Piccolo consiglio, se siete un po' sbalettoni, vi piace, che a detta di molti io quello lo sostituirei, così evitate noie. Di qua trovate il riscaldatore e sotto gli attacchi per attaccare, adesso non so quale dei due, lo vedrete poi nelle istruzioni, ma ve lo posso dire anche più precisamente, in uno ci va la marmitta e nell'altro, allora, la marmitta va in quello, a quanto pare dovrebbe andare in questo, che è quello più distante, quello vicino al carburante dovrebbe essere quello del filtro di aspirazione aria. Mi raccomando, filtro di aspirazione aria va esterno, marmitta va esterna, ovviamente. Questa non deve avere tappi, perché mi sembra che la parte che va a controllare la temperatura esterna un po' è un, cioè aspira l'aria da lì, ma anche da questa parte qua. Adesso non ve la so spiegare bene, perché è una cosa che non ho mai capito, però lasciatela sempre libera questa qui. Perché vi consiglio questo tipo qua? Secondo me è l'ideale da posizionare proprio al posto della nostra stufa. C'è anche da dire che comunque il consumo di un riscaldatore a gasolio è molto inferiore a se tu devi andare in giro con le bombole per la stufa a gas. Io non so se ci fai una settimana con la bombola, sinceramente, in un periodo magari molto freddo dove va. Questo qui, io devo dire, vabbè, non questo perché questo qui è nuovo, ma quello che ci ho installato, secondo me se fa proprio freddo da tenerlo tutto un giorno acceso, secondo me un paio di litri, perché io mi ricordo che siamo stati l'altro anno accendendolo solo di sera, al minimo tutta la notte, perché basta al minimo. Ah, questo è un 5 kW uguale a quello che ci ho montato io, non l'avevo detto all'inizio. Accendendolo tipo dalle 8:30, 9 di sera fino alle 7 del mattino mi faceva fuori al minimo un litro di gasolio a notte. Un litro di gasolio a notte non è male, io ho un serbatoio da 10 litri, costerà un decimo di Ebespecker e Webasto, perché costa poco più di un centinaio di euro un macchinario del genere, però a distanza loro non avete assistenza, se vi si rompe qualcosa dovete essere in grado di ripararvelo voi, di mettervelo a posto voi, o se no prenderlo, smontarlo, buttarlo via e montarne un altro, tanto non è quella grossa spesa. Io molte volte so che dà degli errori, ma trovo sempre, cioè a me sinceramente non ha mai dato problemi, dà dei codici d'errore sul display, E1, E2, E10, che adesso non mi ricordo, con dei codici vi avvisa che c'è un errore, quell'errore è collegato a un problema che può essere magari il gasolio che non arriva bene o altre cose. Che dire, intanto vi dico che se vi iscrivete al canale mi fate un grandissimo favore, non lo faccio mai, magari vi dico ciò se sono su Instagram, vi lascio sempre l'indirizzo Instagram, se vi iscrivete al canale un favore me lo fate, perché mi piacerebbe farlo crescere un po' di più, sinceramente. Su Instagram sapete, chi mi ha scritto su Instagram sa che io rispondo sempre senza problemi e cerco sempre di rispondere anche ai commenti, ovviamente sono pochi perché non c'è tanta gente che mi segue proprio assiduamente. E vabbè, dopo questa piccola parentesi per arruffianare un po' di iscritti, insomma si può fare quello, si fa quello che si può. Qua dietro avete i cavi d'alimentazione col suo fusibile, che andate a collegare alla vostra
12 volts. Che altro dirvi su questo, macchinario? Che secondo me è un qualcosa di veramente valido, vi fa spendere poco a livello di consumo, scalda veramente bene e vedrete che basta una, io ho una bocchetta, diciamo tra virgolette, centrale nella dinette, e con quella bocchetta lì scalda dappertutto. Tenuto al minimo di notte, io certe notti mi sveglio che c'ho troppo caldo e lo spengo col telecomandino. Ah, un'altra cosa, che io, se andate a vedere il video del montaggio del mio riscaldatore, io avevo avuto molti problemi col rumore, il rumore della pompa, il rumore effetto antichettio, quello è un problema che hanno in molti. Allora, questa pompa che vedo montata su è ancora una delle pompe tradizionali, se non mi sbaglio. Ecco, se a voi questa pompa qui dà particolari problemi sul rumore del pompaggio e fa un tac 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 tac, io ho avuto molto problemi, sono andato a vedere il video, avevo cercato di insonorizzare il più possibile, ero sceso abbastanza di decibel. Vendono su Amazon, io le ho viste su Amazon, vi do il link a Amazon, ve lo lascio in descrizione, delle pompe silenziate che diminuiscono il rumore. Oltre a quello ci sono anche delle marmitte silenziate. A proposito, non vi ho fatto vedere che oltre al cinesino, io lo chiamo sempre cinesino perché ormai è diventata l'abitudine chiamarlo così, ma è il vostro riscaldatore a gasolio, non vi ho fatto vedere, scusate, tra una cosa e l'altra oggi inizia a fare seriamente freddo. Tra l'altro vi arriva la bocchetta, vi arrivano un tubo per mandare, si attacca qua davanti, per mandare l'aria calda in giro dove puoi montare la bocchetta, tubo per la marmitta, che se ne avete bisogno di più si trovano su Amazon anche delle prolunghe, vi posso lasciare il link anche a questo. Questo è il tubo per l'aspirazione dell'aria. Qui avete il filtro di aspirazione aria che va esterno, con tutto il kit di fascette, e qua c'è la marmitta terminale finale. Ecco, anche di questa, se il rumore esterno non vi piace, vi dà dei problemi, avete paura di disturbare i vicini in campeggio, ok? Vi lascio il link in descrizione anche della marmitta silenziosa. Però io vi dico, voi montate tutto così com'è, poi in caso che avete dei problemi potete anche contattarmi, vi mettete un commento, dire sì, ma guarda, fa troppo rumore Marco, così io ti vedo di riuscire a consigliarvi per il meglio. Vi posso dire, guarda, ti do il link di questo qui, prova questo, vedi. Ovviamente però ve lo dico chiaro, cioè se una cosa io l'ho provata vi dico che l'ho provata, se una cosa non l'ho provata la prendete tra virgolette a vostro rischio, nel senso che se non l'ho provata non posso essere sicuro che vada bene. Però ho visto che queste marmitte e queste queste pompe silenziate sembra che vadano molto bene e abbassano di molto il rumore del riscaldatore. Che dire, adesso lo vado a rimontare, lo vado a rimettere nella sua scatola, e se fosse, vi lascio il link in descrizione, ringrazio nuovamente Vevor per avermi mandato questo riscaldatore. Sconto del 5% dovrebbe esserci se usate il mio link e il mio codice sconto, che vi lascio tutto in descrizione, e vedremo se farò anche un video dell'installazione. Ci vediamo al prossimo video, grazie, seguitemi qua e su Instagram, ciao!